Adesso vi faccio vedere la penultima cosa interessante. Vi faccio vedere una delle prime rappresentazioni di Lilith. Vediamo se. Ecco, forse qui dovreste riuscire a vederla. Allora, questa è una delle primissime rappresentazioni che noi abbiamo di Lilith, che in realtà non è ben chiaro se sia distinta da Ishtar, perché in realtà è probabile che per un periodo comunque fosse, diciamo, fosse interscambiabile con Ishtar. Comunque sia, in genere Lilith viene, diciamo, viene citata facendo vedere un altro bassorilievo, che è un bassorilievo molto più famoso, che la rappresenta sempre in questa posa, però accanto alle civette e ai due leoncini. Questo bassorilievo invece è molto più antico rispetto a quello, e difatti lo si vede anche perché è molto più grezzo da un punto di vista scultoreo. Vedete che comunque non è ben definito come invece il bassorilievo più famoso. E un altro particolare interessante è che praticamente la dea, che come vedete qui ha anche lei questa forma eretta in piedi con le due braccia piegate a V, ed è ovviamente alata, vedete la luce, anche se non sono ben definite come, ripeto, come il bassorilievo più famoso, perché questo è un bassorilievo molto più grezzo, ecco, meno elaborato rispetto comunque a quello più famoso. Praticamente il particolare interessante è che lei praticamente poggia i piedi su questi due animali con le corna, vedete qui? Questi due animali che hanno queste corna lunghissime, che sembrano degli stambecchi quasi, più che non capre, sono forse più stambecchi perché hanno veramente le corna molto lunghe. Allora, questo è un particolare interessante perché ci permette di fare dei collegamenti. Allora, innanzitutto vediamo se riesco a farvelo vedere. Ecco, allora, innanzitutto vi faccio vedere che in quella zona lì di Israele, della Siria, della Giordania, vi faccio vedere i due animali tipici. Allora, lo stambecco e le pecore, ecco, che probabilmente già conoscete, però ve le faccio vedere. Qui, come vedete, lo stambecco, vedete che ha le corna, ha praticamente le corna lunghissime, vedete qui, molto più lunghe di quelle della capra. E difatti, che in realtà ha le corna, però le ha molte più piccoline, più piccine. Difatti, come dicevo, in realtà questo bassorilievo raffigurante Lilith, che è una delle prime immagini che noi abbiamo, quindi questo è comunque precedente diciamo a quello più famoso, dove appunto lei viene rappresentata sui leoni e vicino alle due civette. Lei praticamente ha i piedi poggiati sui due animali con queste corna lunghissime che appunto ricordano gli stambecchi. E questo ci porta a fare l'ipotesi che in realtà agli inizi Lilith, più che non dea del vento, come in realtà poi è conosciuta in una versione più successiva, in realtà probabilmente agli inizi era una dea legata anche alla fertilità degli animali, quindi in generale alla procreazione, perché è comunque associata allo stambecco. Lo stambecco, o comunque gli ovini in generale, ecco, la capra, la pecora, erano degli animali fondamentali per l'economia di sussistenza di questi popoli, perché in queste particolari zone c'è comunque un'ampia area desertica, quindi in realtà sono popoli che hanno sempre avuto un'economia di sussistenza basata principalmente su questo discorso dell'allevamento degli ovini. Difatti non è un caso che poi il capro in realtà viene ovviamente di conseguenza demonizzato innanzitutto dagli stessi ebrei monolatrici, quando istituiscono un po' l'usanza del cosiddetto capro espiatorio, che loro chiamavano Azazel, che in realtà è un termine che sta a significare un qualcosa che è caricato di potenza. Tra l'altro, poi in realtà la radice finale El identifica un nome divino,
Quindi molto probabilmente quel termine lì era un termine che stava a identificare una divinità, perché tutti i termini che finiscono con El sono termini che in queste lingue qui semitiche stanno comunque a indicare una divinità. Praticamente questo loro rito, forse qualcuno se lo ricorda, l'avrete forse sentito a catechismo, si basava sul caricare il sacerdote, ecco, tramite questo rito, caricava questo capro. Di tutti i peccati di Israele, del popolo di Israele, e poi lo lasciavano praticamente andare nel deserto, ecco, per farlo morire. Io non escludo che in realtà questo loro rito loro lo facessero non solo e soprattutto per un discorso di farsi perdonare i peccati dal cosiddetto Dio Yahweh, ma anche perché sapevano benissimo che il capro era appunto un animale connesso alle divinità femminili. E quindi il mandarlo a morire serviva proprio in realtà a far capire che loro avevano in odio, in disprezzo questo discorso della dea femminile, che appunto si associava alle capre o comunque agli ovini. Quindi questo è già un altro particolare interessante, perché questo bassorilievo qui appunto ci porta a collegare la stessa Lilith a questo discorso di una dea della fertilità e della prosperità, perché appunto in realtà le capre e gli ovini erano degli animali che servivano per l'economia di sussistenza, quindi più loro ne avevano, più potevano vivere. Se mancavano gli ovini, le pecore e le capre, ovviamente loro morivano di fame, quindi così come in tutti gli altri popoli, come ad esempio potrei citare gli Inuit, per dire gli Inuit avevano divinizzato la balena, ma perché? Perché la balena era l'animale che serviva alla loro sussistenza, cioè se le balene morivano, anche gli Inuit morivano. Quindi in realtà tutti i popoli hanno divinizzato comunque, o comunque hanno dato una particolare importanza simbolica a quegli animali o comunque a quelle cose vegetali che servivano alla loro sussistenza. Avevamo ad esempio visto che gli arabi preislamici avevano divinizzato la palma, ma proprio perché la palma che dava il dattero serviva a farli vivere. Se le palme morivano, morivano anche loro, quindi è ovvio che li hanno divinizzate. Quindi è un particolare interessante, perché questo ci dimostra ulteriormente che la dea Lilith all'inizio era una dea molto positiva, non era un demone, come credono le persone che comunque si basano tanto sulla propaganda monoteista dispregiativa. La vera Lilith agli inizi, come già comunque dicevo, era una dea legata a un discorso di prosperità, perché comunque qui è associata allo stambecco, quindi a questo discorso di, diciamo, di gregge, di animale, che appunto in realtà poi permetteva la sussistenza di quei popoli lì, perché ovviamente loro consumavano comunque la carne di questi animali. Se questi animali non c'erano più, non si riproducevano, non erano in abbondanza, ovviamente loro facevano la fame, quindi è molto logico. Ma poi, come già dicevo nell'altro video, la vera Lilith in realtà era una dea legata a un discorso di giustizia ultraterrena, probabilmente simile alla matta egizia, perché comunque lei nel bassorilievo successivo qui non si vede, nel senso qui lei può essere che stringesse qualcosa, però purtroppo il bassorilievo è talmente tanto rovinato che non si riesce più a capire che cosa stringesse, se anche qui probabilmente stringeva gli anelli Shen. Qui purtroppo non si vede, nel senso che si vedono solo gli avambracci e le mani praticamente sono sparite si sono erose, diciamo così. Quindi qui non si capisce che cosa stringa, se poi effettivamente stringeva qualcosa. Comunque sia, nel bassorilievo molto più famoso lei stringe due anelli Shen, e quell'anello lì era appunto un simbolo che poi noi ritroviamo anche nelle rappresentazioni di alcuni sovrani assiro-babilonesi, quindi in realtà era un simbolo positivo che stava a indicare la sovranità, appunto perché Lilith era una dea comunque della sovranità, della giustizia, perché la sovranità ovviamente si accompagna alla giustizia. Il sovrano è colui che appunto fa le leggi, in teoria dovrebbe fare delle leggi giuste, quindi appunto sovranità e giustizia, ordine. Avevamo poi anche detto che l'origine del nome Lilith, ecco, quindi comunque la radice Lil, o comunque
diciamo, il trigramma LLT, per dire, si può comunque collegare sia al termine, sia comunque a dei termini che identificano la notte, perché per dire nelle lingue, nella lingua araba per dire notte, il termine notte si dice Laila, quindi anche questo, il nome Lilith lo ricorda molto. Ma comunque sia, si potrebbe addirittura rivedere anche a un discorso del vento del deserto, anche se in tal senso, se noi la rivedessimo appunto come divinità del vento del deserto, perché comunque è una divinità alata, quindi una divinità comunque, le divinità alate, nel contesto comunque semita, sumero, erano comunque, come ho detto, delle divinità spesso collegate, a questo discorso delle cavallette o comunque delle mosche, che erano animali che avevano un po' una valenza terrifica e tremenda proprio perché portavano la carestia. Quindi, se comunque preferiamo questa interpretazione della dea Lilith come una dea alata che effettivamente vola, la colleghiamo al vento perché comunque il battito delle ali genera vento. Le cavallette comunque erano associate a questo discorso dello stormo che volava, che appunto in realtà erano un po' questa specie di vento nero del deserto. E portavano appunto terrore e carestia. Se teniamo questa interpretazione, in tal senso allora Lilith potrebbe essere stata anche una divinità terrifica, quindi comunque con un aspetto anche tremendo, legata a questo discorso anche di pestilenza, quindi del discorso della cavalletta. Quindi in tal senso potrebbe forse essere assimilabile anche al dio Pazuzu, per dire che comunque sia. Probabilmente era anche un dio connesso alla fertilità maschile, perché comunque veniva rappresentato con gli organi genitali abbastanza esposti e abbastanza visibili. Quindi non si capisce come, perché rappresenta, cioè se fosse stato semplicemente un dio legato al male, alla devastazione, non si capisce che senso avrebbe avuto rappresentarlo con degli organi genitali maschili abbastanza evidenti, che lo rendono quasi più un dio fallico, similmente a Priapo, per dire. Anche qui è una mia interpretazione, ovviamente non ho la certezza, però secondo me anche lo stesso dio Pazuzu, che comunque era connesso a questo discorso delle cavallette, quindi aveva un aspetto terrifico, tremendo, e comunque veniva anche adorato e pregato per evitare il pericolo delle cavallette, quindi in realtà la gente, i sumeri lo veneravano proprio per evitare che il dio mandasse il flagello delle cavallette, quindi in realtà si svolgevano comunque delle preghiere in suo onore. Se comunque lo vogliamo associare a questo discorso della devastazione delle cavallette, secondo me, studiando bene comunque la sua fisionomia, probabilmente era anche un dio della fertilità maschile, nel senso che lui veniva visto appunto come ambivalente, cioè colui che distrugge ma colui che anche procura, fa la vita, ecco, rende la vita. Quindi, in tal senso, se la mia supposizione è giusta, se comunque vogliamo considerare Lilith una dea del vento, quindi comunque connessa anche a questo discorso delle cavallette, perché lei ha le ali che ricordano molto le ali delle cavallette, anche qui potrebbe avere appunto un duplice aspetto, quindi da una parte un aspetto di dea benefica legata comunque a questo discorso della prosperità del gregge, quindi comunque della vita. Dall'altra questo discorso di dea più notturna legata al vento del deserto, quindi anche legata a questo discorso di pestilenza portata dalle cavallette, proprio perché è dea alata con le ali da cavalletta, e associata in tal senso anche a un discorso quindi di morte e distruzione, ma comunque sia anche di rinascita, perché comunque lei stringe tra le mani l'anello Shen. L'anello Shen appunto in realtà è un simbolo comunque di sovranità e di ordine e di giustizia, quindi anche qui è una dea ambivalente. Come appunto in realtà potrebbe essere la stessa Shitala, la Shitala Hindu, per dire che appunto è una dea ambivalente, perché è la dea del colera, ma è anche la dea del vaiolo, scusate, ma è anche colei che protegge dal vaiolo, quindi appunto viene pregata e adorata in quanto dea dal duplice aspetto. Allora niente, direi di avervi detto tutto quanto si poteva dire su questo bassorilievo. Così adesso avete comunque una doppia. Avete comunque un altro aspetto di Lilith molto interessante. Chiudo dicendovi, facendovi vedere l'ultimissima cosa. Allora, vi faccio vedere un altro toro, il vitello d'oro, ecco, il torello d'oro, che come penso sappiate è appunto citato anche nel discorso della Bibbia, con la vicenda lì del popolo che adora il vitello d'oro, poi ovviamente viene ammazzato, viene ucciso perché ovviamente.
Ovviamente Mosè poi dà ordine di uccidere tutti quelli che avevano adorato il vitello d'oro, quindi donne, bambini, adulti, ecco, comunque tutti quelli che lo avevano realizzato e lo avevano poi adorato. Ecco, tenete presente che questo vitello d'oro aveva anche tra le corna, aveva anche il simbolo del sole, il disco solare. E vediamo un po' cos'altro farvi vedere. Ah, una curiosità, ve lo dico così giusto per curiosità. Tenete presente che il dio Yahweh agli inizi veniva anche immaginato come questa specie di dio che dimorava in questa specie di arca di legno, quindi questa specie di scatola di legno, che peraltro era sormontata da due cherubini, o meglio da due figure alate, che molto probabilmente sono scoppiazzate, come ho detto, dalle divinità babilonesi, dei geni protettori, perché vedete, l'avevo già fatto vedere prima, vedete qui ad esempio questo dio babilonese aveva le qui sull'arca, costruita dai monoteisti ebrei, come vedete qua ci sono due creature alate, solo che ripeto, le creature alate noi le abbiamo già viste nel contesto babilonese, quindi in realtà gli ebrei lo scopiazzano da lì. E quindi questo dio Yahweh, cioè poi c'è anche tutta una vicenda, sempre parlando della Bibbia, anche parlando relativamente ai Filistei, dello scontro appunto tra questi due popoli, che appunto questi Filistei poi ad un certo punto rubano questa specie di oggetto prezioso, ecco, diciamo, lo portano via, e quest'arca che praticamente secondo questa concezione biblica conteneva il dio Yahweh, era un po' la sua casa. In realtà poi diventa un oggetto maligno e nefasto perché addirittura decima, stermina i Filistei, addirittura porta tutta una serie di piaghe, tra cui appunto le emorroidi, per dire. Poi sotto vi metto la vicenda. E quindi in realtà anche qui un po' una curiosità sapere che questo dio Yahweh in realtà veniva, fu uno degli aspetti del dio Yahweh. In quel passaggio lì della Bibbia non era quello di Dio che abitava nel cielo, ma di Dio che abitava in questa specie di panca di legno, ecco, di scatola di legno, tra l'altro ricoperta d'oro, anzi, tra l'altro era legno da caccia. Il legno da caccia in realtà era anche qui è simbolico, perché in realtà la caccia, per dire, nel contesto preislamico era associato alle dee, soprattutto era associato all'Uzza e ad Allat, che appunto erano le due dee, diciamo la dea vergine guerriera, la dea madre, del pantheon preislamico, che appunto venivano associati agli alberi, soprattutto alla caccia. Quindi un po' una curiosità, ecco, sappiate che il dio Yahweh, che poi in realtà è una cozzaglia di divinità messe tutte una dentro l'altra, comunque sì, aveva un po' questo aspetto di Dio che abitava dentro questa specie di cubo di legno, e non di Dio che abitava nel cielo, ripeto, almeno in questo passaggio della Bibbia. Poi ovviamente in altri passaggi della Bibbia in realtà il Dio Yahweh ha altri aspetti, per dire, cioè, ha l'aspetto di roveto ardente, quindi lì è un Dio della vegetazione. In un altro passaggio della Bibbia il Dio Yahweh ha l'aspetto di Dio dei fulmini e del tuono, quindi quello lì è il Dio meteorologico, sul modello del Teshub o Hadad, appunto dei del tuono e del fulmine. In altri passaggi della Bibbia il Dio Yahweh ha un aspetto legato ad esempio alla roccia, c'è un passaggio famoso che si dice nessuna roccia è come il nostro Dio, e lì ovviamente è uno scopiazzamento di tutti gli dei, soprattutto le dee rappresentate sotto forma di roccia o di meteorite. In altri passaggi della Bibbia il Dio Yahweh viene considerato una specie di nuvola di fumo, quindi anche lì un Dio che ha un aspetto quasi meteorologico, perché le nuvole e il fumo sono appunto in realtà elementi naturali. In altri passaggi della Bibbia si associa il Dio Yahweh, per dire, agli animali feroci, quindi lì ad esempio viene associato, per dire, all'orso. E quindi ecco, sono un po' tutti aspetti che loro tiravano via da altri dei, per dire, perché ovviamente sono tutti aspetti che noi troviamo in altre dozzine di divinità. Quindi anche qui i monoteisti non si inventano nulla. Niente, direi di avervi detto tutto quanto si poteva dire. Concludo facendovi vedere l'ultimissima cosa. Questa dea Filistea, tra l'altro una delle pochissime
delle pochissime immagini che ci sono giunte, che praticamente, vediamo se ci dice di che anno è, no, non ce lo dice. Ecco, più o meno databile al VI secolo avanti Cristo, ecco, più o meno. Comunque, è una delle pochissime immagini che noi abbiamo di arte filistea. E come vedete qui è praticamente una dea da questa forma stranissima, perché è rappresentata sotto forma quasi di sgabello, ecco, di trono. Tra l'altro, in realtà, per chi conosce l'arte africana, questa immagine è abbastanza. Non è una novità, perché c'è una particolare tribù africana di cui adesso non ricordo il nome, perché in realtà esistono un centinaio di tribù africane, quindi non è che posso ricordarmi tutti i nomi. Comunque sia, sotto magari vi metto anche qualche approfondimento. C'è una particolare tribù africana che in realtà realizza dei sedili, delle sedie che hanno effettivamente dei caratteri antropomorfi, femminili. Quindi in realtà realizzano queste sedie che hanno praticamente lo schienale a forma di busto di donna. Quindi anche qui, secondo me, si potrebbe addirittura fare un parallelo tra questi filistei, che peraltro non si sa, vengono comunque, non è chiara l'origine dei filistei, vengono un po' considerati questi popoli del mare, con un po' questo nome collettivo che gli viene dato, insieme ad altri popoli come Sherden, Denyen, Veches e Tekker, che sono praticamente tutti dei popoli che si sono stanziati in tutte queste zone qui di Israele, della Palestina e della cosiddetta Giordania, ecco, diciamo dal punto di vista attuale. E non si sa bene da dove, diciamo, da dove provenissero. Io sarei propensa a pensare che secondo me provenivano comunque anche dalle parti dell'Africa. Perché comunque questo tipo di scultura è una scultura che comunque noi, da un punto di vista artistico, è un modo di scultura che noi troviamo anche presso l'arte africana. Certa arte africana appunto rappresenta queste sedie, o anche per dire altri oggetti, che hanno appunto delle forme antropomorfe. Cioè sono praticamente, hanno dei caratteri antropomorfi, tipo testa umana, seno, e poi le gambe in realtà sono rappresentate appunto come sgabello. Quindi secondo me si potrebbe addirittura fare questa ipotesi che comunque, se non tutti i filistei, parte dei filistei magari poteva avere comunque un'origine africana. Tra l'altro, cosa che non ci dovrebbe neanche stupire, perché in realtà gli studiosi panafricani hanno comunque rilevato che studiando l'arte di Creta ci sono certe cose dell'arte di Creta che sono uguali all'arte africana, il che appunto lascerebbe intendere che gli africani in realtà erano arrivati fino a Creta. Tra l'altro, poi sempre in certe rappresentazioni di Creta non solo compare una pettinatura tipica africana, ma addirittura comparivano comunque diciamo, dei personaggi con la pelle molto scura. Quindi anche lì lascerebbe appunto intendere che comunque i popoli africani o comunque navigatori tunisini, algerini per dire, comunque fossero già giunti fino a Creta e probabilmente anche fino a Israele e Palestina, perché comunque questa particolare dea qui filistea nella forma ricorda comunque l'arte africana, quindi è un'ipotesi, è una mia ipotesi, ecco. E non so se poi l'ha fatta anche qualche altro studioso, può essere anche che qualche altro studioso l'abbia fatta. Io comunque, che ho studiato l'arte africana, riesco un po' a riconoscere le somiglianze tra i vari manufatti, quindi vi dico che secondo me c'è una buona probabilità che i filistei avessero comunque anche un'origine africana. Peraltro non ci deve stupire la cosa, perché una delle mogli di Mosè, se non ricordo male, vediamo qui se lo ritrovo, ve lo faccio vedere. Comunque non ci dovrebbe stupire la cosa, perché comunque nella Bibbia, sì, ecco, appunto qui l'ho trovato,
Nella Bibbia comunque sono citati i cosiddetti Cush o Cushiti, che in realtà sono praticamente gli etiopi. Quindi in realtà anche qui poi notate che la statuetta etiope praticamente ha sulle spalle una scimmia e tra le mani praticamente regge un animale con le corna, è una specie forse di antilope, forse più che non capra. Perché comunque è tipico anche dell'arte africana rappresentare le antilopi, anzi l'antilope è un animale sacro per certe religioni africane. Vedete qui il personaggio qui, questa è una statuetta cuscita, cioè etiope antica, ha praticamente la scimmia sulla spalla. E nella Bibbia che gli israeliti per un periodo avessero avuto contatti con gli etiopi o comunque con le popolazioni del Sudan, noi lo sappiamo perché Mosè, praticamente si era sposato con una donna cuscita, cioè con una donna appunto etiope. Tra l'altro poi questo matrimonio era stato giudicato in maniera molto negativa, perché comunque diciamo che il popolo israelita non vedeva di buon occhio, soprattutto in determinati contesti della Bibbia, non vedeva di buon occhio i matrimoni con persone che non fossero del loro ceppo etnico, quindi comunque matrimoni con altre etnie. Quindi per dire, in realtà c'era un po' questa idea che non era giù, non era, anzi tra l'altro poi era lo stesso Dio, gli aveva proibito di sposarsi con donne o comunque con uomini appartenenti ad altre etnie. Probabilmente forse non tanto per un discorso di razzismo come lo potremmo intendere noi oggigiorno, ma perché comunque questi popoli avevano comunque dei culti differenti. Quindi si temeva che sposandosi con delle donne etiopi piuttosto che sudanesi, piuttosto che egiziane e via dicendo, queste donne portassero poi effettivamente i loro culti dei loro dei, li portassero poi a Israele. E siccome il dio Yahweh non era, non era amatissimo, perché di fatto l'hanno dovuto imporre con la forza, perché la gente in realtà preferiva adorare Astarte o comunque Baal, questi sacerdoti del dio Yahweh hanno pensato bene di imporre questo divieto dei matrimoni misti, proprio perché avevano paura che altrimenti la gente, come poi di fatto in realtà accadeva, smettesse di stare dietro al dio Yahweh e si mettesse ad adorare tutt'altro, quindi comunque degli dei stranieri, diciamo così. Niente, direi appunto di avervi dato tutto quanto si poteva dire. Magari vi faccio vedere giusto due cose così di ulteriore approfondimento. Questo è un altro libro sempre pensato per ragazzi che riporta un po' l'arte primitiva, quindi comunque paleolitico-neolitico. Ed è un libro molto carino perché comunque ha tante immagini storiche. Vi faccio giusto vedere due immagini così, anche se sono immagini che già conoscete. Queste sono appunto le Veneri preistoriche, che comunque avevamo già visto in tanti altri video. Vedete le cosiddette Veneri, che sono appunto state tra le prime rappresentazioni dell'umanità. Queste risalgono addirittura a 25.000-15.000 anni fa e sono praticamente state trovate in tutta una zona che va dalla Spagna alla Russia, pensate un po', praticamente in tutta Europa. Vedete qui, sempre queste statuette qui, Notate anche i colori, il colore bianco e il colore nero, che appunto qua non a caso sono colori che venivano associati insieme al colore rosso. E vi faccio vedere l'ultimissima cosa, tanto giusto così per una curiosità. Allora, queste sono un po' le prime collane che noi abbiamo trovato. Questa ad esempio è era stata fatta con artigli di leopardo. È stata trovata nella zona della Nigeria, quindi diciamo, sono tutti reperti così interessanti che fanno un po' vedere come i primi popoli avessero un po' queste concezioni magiche anche legate comunque agli amuleti, ai gioielli. E
E poi questo discorso della magia, ecco qua, ad esempio lui ha riportato dei reperti africani, quindi comunque provenienti dalla Nigeria, piuttosto che o comunque della Papua Nuova Guinea, Africa centrale, Congo, sono praticamente tutti amuleti. Vedete qui, quindi il corno per dire, la bacinella con cui facevano la divinazione tramite l'acqua. Questa qui ad esempio è una statuina che serviva per allontanare le malattie. O ad esempio anche qui il pesce porta fortuna, tanto per dimostrare che è della Papua Nuova Guinea, peraltro tanto per dimostrare ulteriormente che il pesce non è un simbolo che si inventano i cristiani, perché anche in Papua Nuova Guinea le persone avevano questo discorso di sacralità del pesce, vedete qui il pesce dentro questa specie di diciamo cestino piccolino, questo probabilmente era da portare al collo, sì. Dentro questa specie di cestino di, penso, di raffia forse, o di paglia comunque intrecciata, tanto per dimostrare che addirittura in Papua Nuova Guinea c'era questo discorso del simbolismo del pesce, eh? Quindi come vedete questi sono un po' tutti dei reperti, diciamo utili, perché appunto servono un po' a capire questo discorso della magia primitiva, eh? Quindi come vedete sono cose interessanti. Comunque sia, poi queste cose io le ho già fotografate, quindi poi le faccio uscire anche per PDF. Allora, direi appunto di concludere qui, ho veramente dato tantissimo. Spero che siano argomenti che vi siano piaciuti, che possano essere video utili per fare informazione sulle cose che c'era prima del monoteismo. Quindi prima del discorso della Bibbia e anche prima poi del discorso ovviamente dei cristiani, del cristianesimo, evidenziare dove loro hanno scoppiazzato, evidenziare che loro non si inventano praticamente niente, far capire perché hanno denigrato questo o quel simbolo, riscoprire appunto le radici femminili, perché appunto in realtà, come abbiamo visto, sono tutte cose che avevano un'origine femminile prima che loro la rovinassero, la rubassero, la copiassero, la denigrassero, la associassero ai loro demoni, che sono tutti pervertimenti di quello che in realtà agli inizi era semplicemente il culto della fertilità, della prosperità, che era legato appunto alle divinità femminili. Il monoteismo, quando arriva, distrugge, se non distrugge, scoppiazza, se non scoppiazza comunque perverte il significato originario, poi vabbè, attraverso le guerre, attraverso i massacri, i stermini. Si sono riusciti a imporre, perché alla fin fine la storia la fanno i vincitori. Purtroppo i monoteisti hanno vinto e di conseguenza poi siamo arrivati all'imposizione poi del cristianesimo come unica religione che tutti dovevano seguire. Il discorso poi è noto: inquisizione, stermini, distruzione di tutto quello che non era monoteismo, persecuzioni varie contro tutti quelli che non erano monoteisti. Sono praticamente poi perseguite fino anche al Novecento. Basterebbe appunto citare Antepavelici o Pinochet per dire che appunto erano due dittatori cattolici, ultracattolici. Quindi non ci vengono a dire che i cristiani non ci vengono a dire che loro hanno ucciso persone solo nel Medioevo, eh? E niente, quindi è importante saperle queste cose appunto per evitare di cadere nei tranelli, ecco, di credere che le cose stiano come le dicono i monoteisti. Non è affatto così. Di tutto quello che dicono i monoteisti non c'è una cosa una che sia la verità, è semplicemente una fandonia, sono scoppiazzamenti, sono bugie, sono menzogne che loro ovviamente prima hanno diffuso con l'uso della violenza, della forza, poi attualmente vabbè, le diffondono con l'uso soprattutto della propaganda fatta sui bei santini o comunque sulle frasette da vogliamoci tutti bene, sono tipiche poi del cosiddetto Papa Francesco, che sono cose che ovviamente possono far presa su persone che per un motivo o l'altro non hanno mai letto un libro, perché questa è la verità. Le persone che appunto leggono libri, libri giusti soprattutto, sono persone che non cadono nei tranelli, che conoscono la verità. Le verità, ecco, molteplici punti di vista. Quindi
e di conseguenza poi sono anche persone che vengono ovviamente ostracizzate, vengono offese, non vengono ascoltate, perché alla fin fine la massa poi predilige sempre questo discorso di propaganda cattolica, quindi vabbè, una può fare anche 1.000 video relativi a questo discorso degli scopiazzamenti del cristianesimo, però alla fin fine le persone che poi capiranno l'argomento saranno veramente molto poche, non più di 5-6 forse. Sto parlando appunto per esperienza personale, quindi vabbè, me ne rendo conto che io purtroppo è un'impresa impossibile, perché vabbè, la massa attualmente sta dietro a questo discorso di propaganda cattolica, vabbè. Se a priori non c'è un discorso di volersi informare sulle cose, leggere libri, farsi una cultura, vabbè, io non è che ci posso fare proprio di tanto qualcosa. Comunque sia, spero che chi ha avuto la pazienza di seguire tutti i video li abbia potuti trovare interessanti. Sono comunque dei video che vi dimostrano con prove alla mano che il cristianesimo praticamente non ha inventato niente, ha tutto scopiazzato, ha tutto pervertito, e la vera origine di tutti quei simboli lì, che oggigiorno loro ritengono anche simboli negativi e diabolici, si vede appunto il discorso del simbolismo del capro, che loro hanno associato al diavolo, quando in realtà è un'idiozia totale, perché in realtà il capro all'inizio era associato alle dee. Potrei citare anche Giunone per dire, quindi non solo Astarte, ma potrei citare anche Giunone. O comunque le idee afghane della prosperità, prima che ovviamente gli arrivasse l'Islam. Chi appunto ovviamente ha avuto la pazienza di seguire tutta la discussione ha visto che tutta l'argomentazione ha visto che le cose stanno appunto così, cioè sono semplicemente quello che vi dice il cristianesimo, in generale il monoteismo, sono menzogne e cose false da un punto di vista storico. Perché la verità è che tutte queste cose erano cose legate ai culti politeistici femminili, quindi con un discorso di grande madre, di dea madre, e non con un discorso comunque di Dio padre, perché ripeto, il Dio padre è successivo di millenni, quindi non ci vengono a dire che il Dio padre è stata la prima divinità adorata nella storia dell'umanità, perché non è così, perché io con centinaia di prove alla mano, quindi potrei parlarvi degli Inuit, potrei parlarvi dei Lapponi, potrei parlarvi degli Indios, potrei parlarvi degli Yemeniti preislamici, degli Afghani preislamici, dei Celti, dei Vichinghi, ma di tantissimi altri popoli, vi dimostro che tutti quei simboli lì, che loro dicono che sono simboli della loro religione, in realtà sono tutti simboli presi da altre culture che avevano un discorso di dea, perché difatti la prima forma di divinità adorata dall'umanità, da tutti i popoli, erano delle divinità femminili, e poi comunque sia erano spesso anche delle divinità a forma di animale, quindi anche qui ci sarebbe da dire che, ad esempio, anche qui l'idea della divinità antropomorfa comunque non era universale, perché comunque in realtà ci sono stati determinati popoli che divinizzavano gli animali, e quindi anche qui potremmo citare gli Inuit, potremmo citare gli egiziani, eccetera, eccetera. L'importante appunto è sapere queste cose, saperle, perché così ci permette di non cadere nelle trappole del monoteismo e avere uno sguardo critico su questa religione che purtroppo non è che se ne sta per i fatti suoi, ma è una religione anche che si impone da un punto di vista etico, di leggi, quindi tante leggi civili non passano nel nostro paese perché a monte c'è questo discorso di cristianesimo che controlla tutto. Potrei appunto citare il caso dell'eutanasia, o ad esempio anche dell'ultimo fatto di cronaca di cui si è parlato, di questo bambino che appunto cioè bisognava tenerlo in vita a tutti gli effetti perché appunto per i monoteisti la vita è sacra, sì, peccato che appunto però in realtà sono andati avanti ad uccidere persone fino all'altro ieri, quindi chi apre un libro e legge che cosa hanno fatto i vari antepavelici, i vari Pinochet, i vari Torquemada sa benissimo che il cristianesimo, appunto soprattutto il cristianesimo, vabbè, attualmente adesso vabbè, l'Islam che è da quello che dà più problemi, quindi in generale il monoteismo è sempre stata una religione violenta e dittatoriale. La storia lo dimostra, i libri giusti da leggere lo dimostrano, quindi penso che sia appunto importante avere una conoscenza approfondita su questi argomenti.
E quindi ringrazio le persone che hanno seguito il video, spero siano stati video interessanti.